parlando di me non posso che raccontare la memoria dei miei nonni, la memoria dei miei zii e del piccolo gruppo di donne. In particolar modo mi ricordo i momenti di studio con mia nonna. Grazia Gualano torna ogni estate a San Nicandro, la cittadina pugliese sul Gargano dove è nata. Viene da Roma, dove insegna la scuola ebraica ed è erede di una tradizione, di una storia straordinaria, quella degli ebrei di San Nicandro, la comunità che si formò negli anni 30 intorno alla figura di Donato Manduzio. Donato Manduzio era un uomo dal carattere molto forte, ma era povero, faceva parte di una comunità molto povera. Affascinato dal sud Italia, lo storico John Davis, nel libro Gli ebrei di San Nicandro, ha dedicato una nuova ricerca alla singolare vicenda di Manduzio. Aveva contratto una malattia durante la Prima Guerra Mondiale e quindi aveva una mobilità molto limitata, ma era una di quelle persone che esercitano un grande fascino sugli altri. Molto prima che avesse inizio la vicenda della sua conversione, era molto conosciuto come narratore di storie, accoglieva la gente a casa sua e si fece anche un nome come guaritore. Era un mondo rurale semplice e arretrato, fervido di religiosità popolare, dai seguaci di Padre Pio, nella vicina San Giovanni Rotondo, alle varie chiese evangeliche e protestanti fondate dai migranti tornati dall'America. Nato nel 1885, analfabeta, Manduzio aveva imparato a leggere e a scrivere negli ospedali militari. Lettore accanito, un giorno ebbe in dono da un pentecostale una Bibbia ebraica tradotta in italiano. Trascorse una settimana a leggere la Bibbia e, giunto alla fine di quella settimana, posò la Bibbia e disse a sua moglie: «Per tutta la vita abbiamo seguito una fede sbagliata. La vera fede è qui, è nei primi 5 libri della Bibbia ed è la fede ebraica». Nella ricerca della verità, che è passato in modo semplice e naturale, lui ha espresso il suo amore per Dio e per la Bibbia. Ovviamente è stato un grande maestro. Possiamo dire che se non ci fosse stato lui che avesse intrapreso questo percorso di conoscenza di Dio, di riconoscenza della Bibbia, attualmente non ci sarebbe nulla di tutto quanto c'è. Nel suo diario, Manduzio scrisse di aver avuto una ispirazione divina e per questo aveva voluto diffondere la legge del Dio unico. Pensava che tutti gli ebrei fossero scomparsi con il diluvio universale e voleva riportare la legge di Mosè tra la sua gente. Nei libri del Pentateuco, Manduzio ritrovò un mondo che conosceva, il mondo nel quale viveva, fatto di privazioni, di inesorabile miseria, e quindi, quando discuteva con i cristiani, aveva difficoltà a credere che Cristo, il Messia, fosse già venuto, perché non c'era stata nessuna redenzione. L'unica spiegazione accettabile era quella di un mondo non redento. La religione ebraica gli offriva in qualche modo un conforto. Secondo me fu questa la convinzione che lui maturò. Manduzio si sentiva un profeta, un Levi, un sacerdote. Le sue letture e i suoi commenti della Bibbia attirarono molti vicini, parenti, contadini. A poco si formò una comunità di circa 30 persone. Li chiamavano i Sabatini perché osservavano il riposo del sabato. A modo loro rispettavano i precetti alimentari e celebravano le feste ebraiche secondo gli insegnamenti di Manduzio. Questo è il luogo dove viveva Manduzio. Attualmente la casa che noi vediamo oggi è stata ristrutturata completamente, non c'è più niente di ciò che era prima. Mia madre mi raccontava che Manduzio passava quasi tutta la giornata seduto sul balcone dove si affacciava di fronte un suo orticino di sua proprietà, e è lì che passava le giornate a studiare e a meditare la Bibbia. Un vecchio filmato racconta la spoglia casa di Manduzio. Qui, con la moglie Emanuela, accoglieva gli ospiti nelle riunioni del sabato, scriveva e componeva inni e litanie.
Unica sua ispirazione era il testo biblico, senza commenti né interpretazioni. Mi raccontava mia madre che Manduzio era una persona umile e molto modesta, ma molto rigoroso. Gli dava dei canti, delle lezioni durante la settimana e loro dovevano portare pronti lo Shabbat, questi canti li dovevano cantare poi tutti insieme. La gioia che ci pervade, più fame nel sabato. Una tradizione che ha accompagnato la storia della comunità fino ai nostri giorni. Luigi Rubino ricorda il primo incontro con la comunità negli anni Ottanta. Sono rimasto assolutamente sorpreso dal modo in cui la funzione e la comunità di quasi tutte donne all'epoca, non c'erano uomini, solo bambini, si svolgeva. C'era questa figura femminile che non solo faceva la lettura dei brani della Torah, ma chiedeva, esigeva una partecipazione singola e però esigeva anche una opinione, lasciando completa libertà di dialogo. Nella Puglia degli anni 30, in pieno regime fascista, Manduzio e i suoi seguaci scelsero di essere ebrei, senza immaginarne le conseguenze. Isolati dal mondo, fu un venditore ambulante a raccontare loro che esistevano altri ebrei e la vicenda locale degli ebrei di San Nicandro si intrecciò con la storia. In un certo senso possiamo dire che se Mussolini non avesse mai costruito la ferrovia Foggia-Peschici, noi non avremmo mai saputo della storia di San Nicandro. Ci furono i primi contatti, semplici cartoline indirizzate ai capi delle comunità ebraiche in cui i sabatini chiedevano di essere riconosciuti come ebrei. Sentivano l'ostilità e il controllo delle autorità fasciste e cercavano solidarietà e protezione. All'inizio le reazioni furono di perplessità e scetticismo, finché il 9 luglio 1937 arrivò a San Nicandro il veneziano Raffaele Cantoni, figura di spicco dell'ebraismo italiano, impegnato nell'assistenza agli ebrei stranieri alla vigilia della promulgazione delle leggi razziali. Cantoni scese dal treno, riuscì a trovare la casa di Manduzio e tra i due, fin dal primo minuto, nacque un rapporto di intesa. Credo perché Cantoni, per conto suo, non era o non era stato un ebreo religioso, ma con il coinvolgimento nell'opera di assistenza dei profughi era diventato più consapevole in merito alla questione ebraica. Dopo questo incontro, Cantoni si convinse di essere di fronte a un miracolo e si impegnò a sostenerlo. But he, as he was becoming more and more involved in. Ci furono altri incontri, arrivarono libri e scialli di preghiera. Vennero gli anni bui delle leggi razziali, poi l'occupazione tedesca che sfiorò San Nicandro. Dal sud appena liberato, nell'aprile del 44, visitò il paese Enzo Sereni, ebreo italiano emigrato in Palestina, che tornava in Italia per una missione con gli alleati. I suoi racconti della terra di Israele affascinarono gli ebrei di San Nicandro. Qualche mese dopo passarono di lì i soldati della Brigata Ebraica che saliva al nord con l'ottava armata britannica per liberare l'Italia dai tedeschi. Avevano in comune lo stesso simbolo, la stella di David. Alla fine della guerra, nell'agosto del 46, arrivò il riconoscimento ufficiale e finalmente il momento della conversione. 13 maschi, adulti e ragazzi, fecero la circoncisione, poi, lontano da occhi indiscreti, il bagno rituale, anche per le donne. Guardando questo mare riaffiorano tanti ricordi. Quando i miei nonni, i miei zii fecero il mikveh, il bagno rituale, circa 70 persone, di adulti e bambini, donne e uomini, fecero questa immersione nelle acque di Torre Mileto, vicino a San Nicandro, e ribadirono la loro identità ebraica. Manduzio non era tra loro. Si sentiva vecchio e malato e non volle fare la circoncisione. Morì il 15 marzo 1948. Riposa
nel cimitero di San Nicandro. È straordinario che il gruppo sia rimasto unito, perché conobbe delusioni su delusioni. Sotto molti aspetti, il momento più difficile di tutti fu proprio dopo la conversione formale, nel 1946, perché vivevano in una comunità dove per loro era impossibile essere ebrei. Non c'era una sinagoga, non c'era un rabbino, non potevano mantenersi kosher. Voglio dire, come avrebbero potuto sopravvivere? La svolta arrivò con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948. Un folto gruppo decise di partire, raggiungendo quei pochi che erano emigrati negli anni precedenti. Non andarono a cercare fortuna, ma a realizzare i loro ideali nel nuovo Stato che stava nascendo. Un piccolo nucleo, soprattutto di donne, rimase a San Nicandro e tra alti e bassi la comunità è arrivata fino ai nostri giorni, rafforzando sempre di più il legame con l'ebraismo. Allora, mia mamma si chiamava Toma Lidia e abitava proprio in questa casa, qui dove c'è adesso il tempio. Io all'età di 15 anni incominciai a frequentare questa piccola comunità formata di donne. Tutti questi anni c'è stata una sete del sapere, cercando quel libro, quell'altro libro. Prima in maniera molto infantile, libri di bambini per poter apprendere le mitzvot, per poter apprendere i precetti. Però, come si dice, non si finisce mai di apprendere nell'ebraismo. Quindi lo studio è ancora in corso. Piano piano, cominciando a mettere insieme le prime letterine ebraiche, siamo arrivati pure a leggere quasi tutta la comunità in ebraico. Oggi la comunità di San Nicandro conta circa 40 persone. In tutti rimane l'orgoglio di far parte di una storia molto singolare e la voglia di mantenere un forte legame con la tradizione. È qualcosa che mi è entrato nel cuore ed è qualcosa che ci tramandiamo di generazione in generazione. Infatti nel nostro esprimerci, nella nostra semplicità, diamo questo amore, questa fede nei confronti di Dio e nell'amore con i legami, nell'osservanza dei precetti.